pranzo a Melliciano con i fondi devoluti alla Chiesa del Paese. Perché nasce questa iniziativa, Presidente? Ma sostanzialmente perché si è resa necessario, diciamo, per poter mandare avanti la gestione ordinaria della Chiesa, raccogliere un po' di fondi, perché chiaramente non è che c'è un grande afflusso dopo la pandemia. Inoltre, con la pandemia abbiamo avuto una carenza di introiti e quindi tutte le chiese si sono impoverite. E allora noi che frequentiamo la chiesa, proprio la nostra chiesa qui, abbiamo avuto l'idea di chiedere a questo meraviglioso gruppo di Melliciano di prendere questa iniziativa. Loro hanno aderito così con entusiasmo che io sono veramente commossa e mi congratulo. Ma io penso che le parrocchie, se non hanno questa iniziativa, muoiono, perché io ho praticamente 10 chiese da custodire, per cui ho 30 bollette al mese da pagare. Quindi si renda conto, se le parrocchie lasciano il prete solo è un macello, perché sono molto più gelosi i neri, che noi molte volte siamo un po' razzisti, che vengono da me, tutti i ragazzi neri, tutta la messa danno la loro offerta con molta tranquilli, hanno responsabilità. E anche le badanti, quando passano da quei malati, le straniere sono le uniche che danno qualche offerta anche per la chiesa.